Vediamo oggi un'applicazione di Cloud Character ed esattamente realizziamo una gonna a campana. Allora, innanzitutto il character, quando lo scegliete, deve essere in A o tipo Session, in quanto se il character è già in posa, Cloud non potrà proprio aiutarvi per la realizzazione degli abiti, in quanto seguono la legge di gravità. Allora, per creare un capo di vestiario fatto bene, che poi si muova bene, anche in animazione, abbiamo bisogno effettivamente del suo cartamodello. Non è sempre semplice realizzarlo. Questo è un esempio molto molto semplice, quello che andiamo a vedere adesso, perché non è semplice riuscire a realizzarlo, in quanto, lo vedremo magari la prossima volta facendo una t-shirt, normalmente i capi di vestiario hanno anche i cosiddetti darts, cioè delle parti che poi vanno cucite per realizzare l'abito. Allora, creiamo una prima circonferenza settandola più o meno sopra i fianchi, poi possiamo aggiustarla dopo tranquillamente, però è importante che sia abbastanza vicina al modello, altrimenti poi non riusciremo, non riusciremo ad utilizzarlo come ci serve. Quindi assicuriamoci, la scalo un pochino in larghezza, ecco qua, dovremmo esserci. Ecco qua, ora ci siamo. Vedete? Ecco qua. La stessa circonferenza, ne creiamo un'altra, allargandola, bella grossa, può arrivare tranquillamente sotto le palme delle mani, più o meno la grandezza è quella. Copi, stiamo parlando di una colonna che arriva sotto il ginocchio. Le uniamo, converto di double spline, attach, perfetto. Abbiamo ora questa forma. Questa, usiamo il solito garment maker, che in questo caso, per un bug che ho notato anche più di una volta, non si vede subito nell'applicazione. Attenzione a density, perché più elevata density e più il vostro computer ha possibilità di imballarsi. Allora, facciamo sparire il modello, hide selection, che per il momento non ci serve. Sono rimaste le scarpe, ma contano poco. Non vanno nemmeno bene per questo tipo di gonna, dovrebbero essere basse, ma insomma. Come vedete, la circonferenza è stata tassellata in punti minori che l'hanno trasformata in questa sorta di mega poligono. Allora, da Garment Maker scegliamo Cloth. Da Cloth andiamo a scegliere Group. Selezioniamo tutti i punti, che sono il contorno alto della gonna. Il bordo alto, si può fare in tanti modi, lo sto facendo a mano perché i punti sono pochi. E da lì make group, lo chiamiamo per esempio bordo, ma poco senso, non ne facciamo molti. Da qui usiamo drag, in modo che questo bordo, quando attiveremo la simulazione, resterà a questa altezza qui, non andrà giù. Un idle, ecco di nuovo la nostra modella, per completa. Andiamo in Object Properties, Circle 1, Circle, che è la nostra gonna, è un cloth, che può essere esempio di seta. Ha poco senso per queste simulazioni non troppo realistiche aggiungere queste caratteristiche, però sono un add-on e non ci costa niente premerlo. Ci dice adesso che questo modello ha dei vertici isolati, è possibile, chissà dove sono, è un modello di libreria. Usate per fare le prove sempre dei modelli di libreria perché magari i vostri sono troppo precisi. Diminuite depth e offset a 0,5 in modo che sia un pochino più aderente, non mettete 0 perché altrimenti sballa tutto. E il figurino diventa un collision object. Premete ok, andate su simulate local dumped. E vedete la gonna comporsi. Fatela finire perché potrebbero esserci dei punti isolati che potrebbero darvi problemi. Controllate che aderisca anche dietro. Non fa niente se non è proprio perfetta, non fa nulla, dipende dall'offset. Teniamocela così per ora. Eccoci qua. Stop. La possiamo bloccare. Questa è la gonna. Ora dobbiamo naturalmente avvitarla, così non basta. E andiamo ad usare questo comando qui. Ecco
basta e avanza perché non abbiamo bisogno di più punti di controllo. Se fosse un altro capo d'abbigliamento, prendiamo i punti di controllo e spingiamo verso l'interno il punto di controllo finché ci serve. Ecco qua. Vediamo se è abbastanza avvitata. Non c'è spazio avanti, o meglio ce n'è molto poco. Un altro pochino dobbiamo spingere. Ecco qui. Perfetto. Non fatevi ingannare tanto da... Lavorate più che altro sulla prospettiva, non fatevi ingannare dalle altre viste. Perché i punti sono molti, la mesh è bella solida. Dopodiché lasciate sempre un po' di spazio. Passate a Turbo Smooth. Ecco qui la nostra gonna. Se ce ne fosse ancora bisogno, continuate a stringerla, come in questo caso, ma in un altro po' non dà fastidio. Vediamo di non esagerare, ma altrimenti c'è la pancia subito sotto. Dipende poi anche dal disegno, questa è logicamente una strazione, una gonna non è proprio questo, eh. Questo è soltanto qualcosa che ci somiglia abbastanza. Perfetto. La prossima volta faremo una t-shirt.